Buttati, dai! E benvenuti a questa nuova puntata speciale di Adotto uno scrittore live. Come ormai i più attenti di voi avranno capito, le puntate speciali non si svolgono in una scuola, bensì in un altro posto, che non è una scuola. Questa volta, signori miei, sarà all'ospedale Regina Margherita di Torino, a sentire niente po' di meno che Mario Calabresi, direttore della Stampa. Direttore della Stampa! Ma dove vedete questo coso? Così bello! Il simbolo del salone del libro di Torino di quest'anno. Non vi verrebbe voglia di entrarci dentro? Ogni anno 25 scrittori vengono scelti per fare lezione nelle scuole del Piemonte. Queste sono le loro storie. Vi siete mai chiesti come faccia un ragazzo o una ragazza ammalato a tenere il passo con i propri studi? Ebbene, esistono delle classi unificate dove ragazzi di varie età fanno lezione tutti assieme. E il bello è che fanno ogni genere di materia, non soltanto quelle che facevano nelle loro scuole di provenienza. Hanno un'infarinatura, un'impanatura generale di un po' di tutto. E ci sono gli insegnanti apposta, cioè ci sono gli insegnanti con i camici verdi, che io pensavo fossero infermieri, o che no, sono insegnanti e girano per l'ospedale. Per qualche motivo questa cosa mi sembra molto bella. Vorrei chiedere qual è il modo per prendere al massimo le possibilità che ci vengono dalla vita. A volte ci vengono incontro e ce le lasciamo passare accanto. Lei invece è riuscito a compiere quello che si era messo a fare, quindi le chiedo, c'è un metodo, c'è un modo? So che un po', però... Che domanda, pazza. Diciamo così, ti posso dire questo, che però delle scelte che ho fatto non mi sono mai pentito, tante cose non le ho fatte, però non passo mai il tempo a dire cavoli, se io avessi fatto quella roba lì in quel momento. Cioè, non hai fatto una roba, poi passi il tempo dopo a rimpiangerla, quindi perdi, usi un sacco di tempo che potresti scegliere a questo punto di fare qualcos'altro, costruire qualcos'altro, che è guardare indietro, ah non l'ho fatto, e così ne perderai sicuramente altre 10, perché stai con la testa voltata indietro. Allora adesso non vuoi stare con la testa avanti. E per fare anche le scelte che tu dici al massimo, così, due cose: una, tenere gli occhi aperti, guardarsi in giro, non guardarsi i piedi, guardare in alto, tenere gli occhi aperti e provare. E l'altra cosa che mi viene da dirti è questo, però: non avere l'ossessione della perfezione. È distratto la signorina. Noi oggi viviamo in un mondo pieno di difficoltà. Le nostre condizioni di partenza sono nettamente migliori di quelle dei vostri nonni, dei vostri bisnonni, di quello che c'era 50-100 anni fa, ma soprattutto di molti del resto delle persone che vivono sul pianeta. Però molto spesso mi è capitato anche in paesi dove le difficoltà sono tante, come l'India, di trovare nei bambini indiani, nei ragazzi indiani, un entusiasmo e una gioia molto più forti. Calabresi racconta ai ragazzi anche una serie di aneddoti facenti parte della sua vita vissuta. Una cosa che mi ha colpito era una storia di un vicino di casa di mia madre a Milano, dei miei genitori a Milano. E questo ragazzino in classe la mattina aveva quasi sempre sonno, bambino bravissimo a scuola, però sempre stanco. Allora un insegnante gli ha chiesto: ma tu non dormi la sera? E lui dice: no, io sto al negozio dei miei genitori. E cosa fai la sera? I miei genitori mi fanno studiare, il negozio la sera mi fanno studiare. Allora,
Un tempo, se uno diceva a un insegnante che studiava, che un bambino delle medie studiava anche la sera, gli davano una medaglia a lui e ai genitori. Invece cosa succede? Che gli insegnanti convocano i genitori, il padre, per chiedere spiegazioni di come mai il figlio viene tenuto a studiare anche la sera e va a letto così tardi. I genitori italiani, e lo dico anche da genitore di due bambine di 8 anni, siamo troppo attenti che i nostri figli non abbiano difficoltà, mentre le difficoltà sono quelle che fanno crescere. Adesso spegni che dico una cosa sugli insegnanti delle mie figlie. Quando sono in prima elementare è spento, vero? Certo.